Oggi sfoglierò insieme a voi un libro magico, un po' più magico degli altri libri, perché si trasforma, cambia come cambiano le cose e non restano mai uguali a loro stesse. È un libro magico e io voglio iniziare a leggerlo dalla quarta di copertina. Vi starete chiedendo che cos'è la quarta di copertina? Ve lo dico subito, è quella pagina che si trova all'opposto della copertina. Sulla copertina c'è il titolo e in questo caso il titolo è Le cose che passano. C'è l'autore, in questo caso è un'autrice, si chiama Beatrice Alemagna. E c'è la casa editrice, in questo caso la casa editrice è Topi Pittori. Bene, non ci resta altro che leggere la quarta di copertina. Nella vita sono molte le cose che passano, si trasformano, se ne vanno. Tutte. Meno una. Questo è il contenuto del libro, perché la quarta di copertina ci parla del contenuto di un libro. Giro la pagina e leggo la seconda di copertina. C'è una dedica a chi pensa che tutto se ne vada sempre in fumo. Giro un'altra pagina e il mio libro magico inizio. Nella vita sono molte le cose che passano, si trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce. Una piccola ferita guarisce quasi senza lasciare traccia. La musica scivola via, proprio come le bolle di sapone. Prima o poi i pidocchi, per fortuna, scompaiono. I pensieri neri svaniscono proprio come si asciugano le lacrime. Il fumo evapora. Il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia. E la paura se ne va. Le foglie cadono, come a volte i capelli. E i denti da latte. La polvere torna sempre, ma a volte sparisce. Tutto, prima o poi, passa, trascorre o cambia, ma c'è una sola cosa che non se ne va e non se ne andrà mai. Mai. Ma c'è una sola cosa che non se ne va e non se ne andrà mai. L'amore di una mamma. Auguri a tutte le mamme e ai loro bambini.